All'inizio della partita eravamo molto contratti, ci siamo lasciati innervosire da alcune decisioni arbitrali che stentavamo a capire, però tra primo e secondo tempo l'intervallo aiuta proprio in questo a ritrovare la lucidità. Probabilmente il secondo tempo c'è stato anche un calo fisico da parte loro, però abbiamo interpretato il secondo tempo in una maniera perfetta la partita. Penso che il primo tempo hanno lasciato tutto loro, no? Erano in pochi e penso che questo hanno fatto fatica per il secondo tempo, no? hanno lasciato tutto sul primo e al secondo, pure con i gol che hanno entrato, no? Penso che dopo il 4-2 si hanno perso già di testa un po' e hanno lasciato di giocare. Credo che, non dico nulla di strano o di bugiardo se dico che gli siamo letteralmente passati sopra. Forse lo scarto di un gol a fine primo tempo era anche riduttivo per la nostra prestazione. Poi è chiaro, quando l'altra squadra ti ritrovi ad affrontare 8, 9, 10 giocatori a cambi di 2-3 minuti, poi alla fine diventa dura, casa, fuori casa, prima in classifica, ottava in classifica. Non mi piace tanto parlare di arbitraggio e cose del genere, però quello che è successo oggi, specialmente nel primo tempo, penso sia stato sotto gli occhi di tutti, il commissario di campo che era lì, come si fa a non dare quel rigore, la seconda espulsione, nel gol di Costa. Si butta, l'arbitro lo redarguisce, era già ammonito, quindi ce ne sono stati tanti di sviste, però 9-2, insomma, non c'è niente da dire.